Non c'è nessuno in casa. E sai dove sono andati, Rosa? No, signorina Lisette, i signori sono usciti senza lasciar detto niente. E Martin? Saranno circa 2 ore che è uscito. Mm-hmm. Va bene. Per favore, preparami un bagno caldo e più tardi portami uno spuntino. Soltanto un'insalata, d'accordo? Mm-hmm. Va bene, signorina. Ti ringrazio. Ok, lascia, rispondo io. Pronto? Sei tu, Lisette? Sì, 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 sono io, Alfonso. Per favore, Lisette, di a Linda che sono al club e che rientrerò tardi questa sera. Va bene, Alfonso. Ehi, ma che cosa ti succede? Come mai hai questa voce, Lisette? Mi sembri molto depressa. Senti, perché non vieni con Linda qui al club? Sì. Lisette, io non voglio che tu stia male, e tantomeno per colpa di mio figlio. Per favore, Alfonso, non devi preoccuparti per me. Non è niente, sono solamente un po' stanca. Piuttosto per piacere, e ti prego di una cosa. Non raccontare niente di quello che ti ho detto a Martin. Non voglio che lo sappia. E mi raccomando, è una cosa seria, Alfonso. Per favore, non intervenire. Va bene, divertiti. Ciao, Angel. Ma che bella sorpresa. Finalmente ti sei deciso a venire a farmi visita. Devi avere certamente qualcosa di molto importante da dirmi. Sì. Il matrimonio di Giuliana è in crisi e credo che noi fratelli dovremmo fare qualcosa per evitare una rottura fra Emiliano e lei. Cerca di smetterla. Non sono affatto in vena di scherzare. Non ti importa niente di quello che mi succede. Sei talmente egoista che pensi soltanto alla tua storia con quell'uomo sposato che non ti condurrà a niente. O solo a qualche cosa di spiacevole. Sta molto attenta a quello che dici, eh? Bada ai fatti tuoi. Io non ho problemi. Ho un obiettivo molto chiaro e lo raggiungerò con calma, con tranquillità. Sembra che tu invece stia perdendo il senso della realtà. Sergio è un uomo che può avere tutte le donne di questo mondo. Non resterà certo con una che si comporta come te. Adesso basta, Vittoria. Ma così non riuscirai mai a riconquistartelo, è tanto chiaro. Quella ragazza, Carolina, è una donna molto bella, intelligente, interessante. È una rivale molto pericolosa. Per competere con lei devi comportarti con intelligenza, con classe, non come una donna sciocca accecata dalla gelosia. Mi sembra davvero ridicolo averlo fatto seguire da un detective, litigare, fargli stupide scenate. Ma non ti rendi conto che ti comporti come un'isterica? Sembri soltanto una nevrotica. Permetterti di insultarmi così? Non avevi nessun diritto di farlo. E tu non dovevi dirmi quelle cose. Se la verità ti fa paura, peggio per te, allora. Io ti dico solo una cosa, se continui così lo perderai, Sergio. Non sono sposato con lei. E questo cosa significa? Che cosa vuol dire? In un rapporto di coppia esistono delle regole assolutamente indipendenti dal fatto di essere sposati o meno. Io l'unica cosa che ti rimprovero, Sergio, è di non avermi avvisato o di non avermelo detto. Anche perché noi due siamo buoni amici, vero? E allora perché dovremmo rovinare tutto per uno sciocco malinteso? Hai ragione. Avrei dovuto dirtelo. Il fatto è che quando un uomo si sente attratto da un'altra donna, gli diventa molto difficile parlare liberamente della sua situazione. Tu vivi con lei? La nostra è una relazione stabile che dura ormai da molto tempo. Te ne rendi conto, Sergio? È come ti dicevo. Lei aveva tutto il diritto di prendersela con te. Ha cercato solo di difendere la sua felicità. Qualunque altra avrebbe rifilato 2 schiaffoni a te e alla donna che stava con te. Tu non credi? No, aspetta, non è così semplice. Noi due abbiamo molti problemi. Ma questo non c'entra niente, Sergio. Indipendentemente da tutto, una coppia resta comunque una coppia. Lei ti aspettava e ha saputo che eri uscito con un'altra. La sua reazione è stata comprensibile. Tu ti comporteresti così? Reagiresti in quel modo? Non stiamo parlando di me. Senti, io non ho intenzione di ferire i sentimenti di nessuno, Sergio. Tu sei una persona molto corretta. Un ragazzo molto onesto.
mi deludere. Ho una grande stima di te. Non vorrei che fossi davvero il degno fratello di Martina Rana. Buonasera. 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 Oh, che bello. Ciao, come stai? Ciao, Martin. Ti presento una mia amica portoricana, è una collega, ha fatto scalo qui a Buenos Aires. Piacere, mi chiamo Mirta. Mirta, benvenuta al Golden Club, Mirta. Questo locale lo conoscono tutti ormai, me ne hanno parlato moltissimo. Ero davvero curiosa di vederlo. Beh, adesso sei qui e spero proprio che tu ti diverta. Grazie. Volete un tavolo oppure andate al banco? Andiamo al banco. D'accordo, come vuoi tu, Mirta. Prego, signori, grazie. Divertitevi. Molto gentile. Si figuri. Ciao. Che cosa prendi? Un whisky con ghiaccio. Due whisky con ghiaccio, per favore. Ti piace? Sì, è davvero un bel locale. Ciao, Pepe. È elegante e molto accogliente. Ah, sì, è un ambiente intimo. Sì, sta molto bene. E quella ragazza è una tua amica, lavora qui? No, quella è mia cugina, è la padrona del locale. Ah. Sì. Sì, è proprio molto simpatica e ci sa fare. Scusa. Sai, da quando l'hanno aperto questo locale è sempre pieno di gente. Incredibile. Sì, me lo immagino. Grazie. Bene, allora alla magia del Golden Club. D'accordo. Allora brindiamo alla tua magia. Ah, Martin, sai trovare sempre la parola migliore. La parola giusta per affascinare una donna. Sì? È molto difficile riuscire a stare lontani da te. Non partire mai più, allora, tesoro. Purtroppo, Martin, posso fermarmi soltanto per 5 giorni. 5 giorni? Hai fatto un viaggio tanto lungo per restare qui solamente 5 giorni, Mirta. Avevo molta voglia di vederti. Davvero? Hai mai pensato a me? Sempre. Come potrei scordarmi di una donna tanto... tanto bella come te? Ma guarda che cosa è diventato Martin. Non capisco come un uomo possa comportarsi in questo modo. Perché? E mi domandi anche perché. Ma Enrique, ti rendi conto che Martin passa da una ragazza all'altra con troppa facilità? Una donna, quando conosce un uomo così, finisce con l'odiarlo. Non si capisce che cosa voglia dimostrare. Dovrebbe farsi vedere da uno psicanalista. Una simile fissazione per le donne non è affatto normale. Come non è normale? Tu stai esagerando. È naturale che a un uomo piacciono le donne. Trovo che sia un fatto più che istintivo. Ma passare così da una donna all'altra come se niente fosse mi sembra proprio eccessivo, Enrique. Penso che per lui non sia un problema così grave, Vicky. Beh, questo non lo giustifica per niente. Non dirmi che vorresti essere come lui. No. Io non sono mai stato un playboy come Martin. Ho avuto anch'io le mie storie. Niente di particolare, ma me la sono sempre cavata. Che odioso, sei odioso. Non dire così, Vicky, perché una donna non sa proprio che cosa farsene di un uomo inesperto, non trovi? Perdonate. Sì? Vicky, puoi scusarci solo un secondo? Devo parlare con Harry, che ti dispiace. Certo, figurati. Ti aspetto qui, Harry. Ah, grazie. Con permesso. Che cosa sta succedendo? Non hai visto che stavo parlando? Dovresti venire in ufficio, c'è Emiliano. Ha appena scoperto che Carolina è davvero sua figlia. E quindi, come capirai, è anche nostra nipote. Che buone. Devi rientrare presto questa sera? No. No, questa sera no. Alfonso è andato al club. Quando va là, si dimentica subito di tutto. Neanche di me. Grazie. Adesso ho capito perché l'altro giorno mi hai detto quelle cose su Carolina, sì, che potrebbe diventare una delle più ricche ereditiere del paese. Come hai fatto a saperlo? Chi è stato a riferirtelo? Nessuno, ma è scoppiato uno scandalo a casa di mia sorella Giuliana. Sembra che il suo dorato maritino Emiliano non solo l'abbia tradita, ma che abbia anche una figlia. Una nuova cuginetta tutta per te, amore. E questo ti dà fastidio? Diciamo che Emiliano si è guadagnato la mia antipatia automaticamente e che Carolina è diventata una mia nemica. La mia famiglia è molto unita. Va bene, Linda, però
questa storia della figlia di mio zio. Non è ancora sicura. Ma come no? Sì, invece. Ti dico che oramai è certo. Emiliano l'ha confessato apertamente. Ha detto con molta chiarezza che lui sapeva di aver avuto una figlia da un'altra donna. E poi, a quanto sembra, questa Carolina è identica a sua madre. E sta attento. Ti avverto, Mario, non fare lo sciocco con lei. È chiaro? Vuoi sapere un'altra cosa? Emiliano pensa di portarla a casa sua. Beh, è normale. Visto che è sua figlia, è ovvio che lo faccia. No, no, non è affatto ovvio. E Giuliana ha il diritto di rifiutare questa proposta. Io la trovo assolutamente assurda. Ah, Dio mio. Quella ragazza, la nuova figlia di Emiliano, non sta procurando dei fastidi solo a Giuliana, ma anche a Lisette. Perché? Perché se la fa con Martin. Quindi ricorda bene, amore. Nella nostra famiglia, Carolina troverà sempre soltanto odio. È chiaro? È chiaro. Posso stare un po' con mio cugino? Ma certo, un piacere. Non sarà gelosa di me la tua nuova conquista? Ma che cosa dici? In realtà, non so proprio come fai. Te le trovi ogni volta diverse, alte, basse, bionde, more, ma tutte con una caratteristica in comune: sono belle. Beh, io ho sempre avuto un ottimo gusto in fatto di donne. Anche le ragazze normali come me hanno il loro fascino. Ah, puoi dirlo forte. Se posso essere sincera, non riuscirei mai a stare con te, non resisterei. Ti dovrei mettere il paraocchi come ai cavalli, così almeno ti impedirei di guardare le altre ragazze. Sai che cosa mi piace di te? La tua spontaneità, la tua freschezza, la tua allegria. Sei la mia cuginetta preferita. Grazie, troppo gentile. E dimmi, dove l'hai conosciuta? In aeroporto. Oh, che strano, no? Hai detto che è una portoricana. Sì, è la perla dei Caraibi. È una ragazza stupenda, molto, molto interessante. Lei è speciale. È speciale come Lisette? Lasciamo stare Lisette adesso. Come Carolina, allora? Martin, voglio farti una domanda. Come mai nessuna delle donne che hai avuto ti ha ancora ammazzato? No, no, se fossi in te non riderei tanto, perché ho paura che prima o poi succederà. Sì. Sì, e anche se ti voglio bene come se fossi mio fratello. Vorresti... Sì. Pum. Penso che te lo meriteresti davvero, dico sul serio, eh. Sta arrivando la tua nuova conquista dei Caraibi, vi lascio soli. E allora? Sai, avrei voglia di ballare con te. Di ballare? Sì. Va bene. Andiamo a ballare. Non mi sembra vero di essere qui con te. Forse io sono troppo impulsiva. Sono partita senza pensarci. Ma desideravo vederti. Non resistevo più. Se resto ancora un po' con te e non mi decido ad andarmene lontano da qui, corro il rischio di innamorarmi sul serio. Martin Arana. Ah, grazie. Lisette, non sono d'accordo con te. Dovresti parlare con Giuliana e consigliarle di cambiare atteggiamento. Ah, Anger, ma credi davvero che io possa convincere Giuliana a perdonare al marito quel terribile inganno? Ma andiamo, non esagerare, sono passati tanti anni. Non si sta discutendo di quella relazione, ma di quella ragazza. Una figlia è una cosa molto seria, non la si può ignorare. Ma scusa, che cosa pretendi? Che Emiliano imponga a Giuliana di tenersi in casa questa presunta figlia? In casa della sua legittima moglie? È immorale, anche. Questa tua presa di posizione è ridicola, assurda. Tu che sei una donna moderna, intelligente, dovresti avere un diverso punto di vista. Beh, senti, io so solamente che devo difendere mia sorella. E il mio punto di vista è questo, sia come donna che come sorella. Ma in questo modo non fai altro che alimentare il rancore, l'amarezza e il risentimento di Giuliana, proprio come sta facendo anche Luciana.
Io starò sempre dalla parte di mia sorella, Angel. E penso che tu non dovresti metterti dalla parte di Emiliano per il semplice fatto che sei anche tu un uomo. Non dovresti. No, non è per questo. Te lo assicuro. Io cerco solo di essere ragionevole. E penso che quella ragazza, in fin dei conti, abbia il diritto sacrosanto di reclamare ciò che le spetta. E nessuno di noi può darle torto. No, senti, l'unica che ha dei diritti davvero indiscutibili è Giuliana. Quando conoscerai quella donna, ti renderai conto che sta solo cercando di sistemarsi, Angel. È venuta qui per rovinare la pace della nostra famiglia. Ma a quanto pare lei non sa ancora che Emiliano è suo padre. Ma per favore, scommetto tutto quello che vuoi che Carolina lo sa. Per me non ci sono dubbi. Perché credi che sia venuta qui? Perché credi che abbia cercato di mettersi con Martin? Non te lo sei domandato? Vedi, penso che quella ragazza abbia nutrito molto odio in tutti questi anni. È una ragazza con un passato difficile, che sta cercando il modo di vendicarsi di Emiliano e di tutti noi. Anche di noi, perché? Beh, perché lei ritiene che noi facciamo parte di quella certa società che le ha tolto qualcosa. Ha un forte risentimento verso tutti, Angel. Devi evitare qualsiasi contatto con lei. È un elemento molto pericoloso, non solamente per quanto riguarda Emiliano, ma anche nei miei confronti. Carolina sta cercando di distruggere la mia relazione con Martin. Sta cercando di portarmi via Martin. Accomodati. Beh, cosa ti succede? Avanti, Sarita, non voglio mica mangiarti, no? Sì, lo so, Cesare, però penso che sia meglio che io non entri. Prendiamo solamente una tazza di caffè. Ho quel caffè colombiano che ti piace tanto. Sì, ma si comincia con un caffè e poi si passa alle carezze, ai baci. Alla fine le cose si complicano e io non voglio avere dei problemi. Ma che cosa stai dicendo? Cosa credi che sia? Un incosciente? Un seduttore? Io ti rispetto. Credi di riuscirci? Sì. Beh, in realtà tu... tu mi piaci molto e quando una donna è bella ecco, come te... vedi, questo è il punto, esattamente questo. Sai, mia nonna diceva che l'uomo e la donna sono come la paglia su cui il diavolo soffia. Senti, Cesare, io non sono una puritana, certamente no, ma la mia famiglia mi ha educata secondo certi principi. Noi cubani siamo molto conservatori in queste cose. E io, sinceramente, non voglio tradire la fiducia dei miei, rovinare i nostri rapporti, mi capisci, vero? Ah, Sarita, ma certo che ti capisco. Come puoi pensare il contrario? Credi che non sappia come sei? Che non sappia come vorresti che andassero le cose? Il fatto è che forse mi piaci troppo. Ecco tutto. Sì, me ne sono accorta che ti piaccio molto, però senti, preferirei che tu mi dicessi che mi ami. Ascolta, Cesare, io penso che sia meglio quando due si amano. Sarita, perché vuoi complicare le cose? Come? Perché? Beh, se ti dà fastidio che io sia così complicata, se non ti va la mia compagnia, ti saluto. No, no, no. Non andartene. Non se ne parla nemmeno, al contrario. Sai, questa è la volta che mi innamoro sul serio. Io voglio che mia figlia venga a vivere con me. Io non ne discuto, ma è Giuliana? Giuliana ormai non può fare altro che capire e accettare. No, ma per favore non dire idiozie, Emiliano. Sentiamo, dimmi che cosa pensi di fare per convincerla. Farò qualsiasi cosa, non dubitare. E se non ci riuscirò, sarà peggio per lei. Non ho intenzione di rinunciarci. E in fin dei conti non ho commesso nessun crimine. Ho avuto soltanto una relazione fuori dal matrimonio. Ed è nata una figlia. Io non volevo che questo accadesse, però il destino non si può cambiare. E poi non lo vorrei neppure. Adesso so qual è il mio dovere. Per tutta la vita ho desiderato di avere un figlio. E mia moglie invece non ha mai potuto darmelo. Come potrei ora respingere quella ragazza, che è la mia unica figlia? Sarei un irresponsabile. Voglio darle tutto quello che le spetta di diritto. Non posso fare altrimenti, Enrique. Ah, Emiliano. Ho tanta paura che sarà una cosa difficile da ottenere. Sì, lo so, Allegria. Lo so. Ma sono deciso a fare il possibile. Giuliana ha ostacolato per troppo tempo i miei sentimenti. Bene. Adesso basta. Adesso si tratta di mia figlia. E se sono stato disonesto con lei una volta, non voglio esserlo mai più.
è già arrivato, sì, è appena arrivato. Oh, mio Dio, adesso è andato in cucina. Oh, per favore. Fino a quando continuerai con questo doppio gioco? Io ho paura, Linda. Se non è il momento di riscoprire, dovresti stare più attenta e che non scoprirà niente. So quello. Ma che perché faccio. Non vuoi essere più ragionevole, Linda? Non preoccuparti per me. Ciao, Lisette, ancora sveglia? Come va? Bene, grazie, Alfonso. E tu? Ti sei divertito? Sì, mi sono divertito. Come al solito abbiamo chiacchierato tra amici, mm-hmm. Abbiamo giocato un po' a carte. E Marta? Non lo so, non lo vedo da questa mattina. E per dire la verità, non ci siamo salutati molto bene. Mm-hmm. Sai, lui mi ha detto delle cose molto sgradevoli che mi hanno offeso molto. Su, non preoccuparti, vedrai che tutto si sistemerà. Martin è troppo affezionato a te. Dove può trovare un'altra donna che sia non solamente bella come te, ma che abbia anche la tua eleganza, la tua classe? Sta tranquilla, eh? Linda sta dormendo. Sì, sì, io credo che ormai stia dormendo. E ti sembra un po' che salita? Che io facessi un po' tardi o no? No, non credo, Alfonso. Con Linda non si sa mai. Speriamo non se la prenda tanto. Ai, 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 ai. Linda? Linda, sono tornato, amore. Sì, tesoro, adesso vengo. Come ha passato la serata la mia bella bambina, eh? Bene, molto bene. Ah, sì? Oh, finalmente. Sì. Ciao. Ciao. Amore. Oh, mio tesoro. Sono andata a giocare un po' a tennis. Ah, sì? Sì. Bene. Comunque sono tornata a casa presto per aspettarti. Com'è andata? Ti sei divertito? Lo sai che io mi diverto soltanto con te, amore mio. Me la sono spassata un po' con gli amici giocando a carte e tutto qui. Fatti baciare, amore, sei sempre più bella. Ah, lasciami stare, amore, avanti, sta buono. Sì, ti piace molto, sì. Allora te lo regalo. No, non andare via, ora sta qui con me. Su, dai, papi, su, fai il bravo adesso, per favore, sono molto stanca. Vieni qui con me, Alfonso. Papi, sei impossibile, no, per favore, Alfonso. Papi, lasciami stare, mi fai solletico. Ehi, ciao Carolina, com'è andata? Ciao Sarita. È stata una bella serata? Oh, sì, bella, molto bella. Davvero? Sì. Ne sei proprio sicura, Carolina? O ti è successo qualcosa? No, non mi è successo niente. Andiamo, Carolina, non fingere, io ti conosco, si vede che non stai bene. È stata colpa di Sergio. Non dirmi che anche Sergio si è comportato male. Carolina, rispondimi, si può sapere che cos'hai? L'ho visto con un'altra donna. Di me non gli importa proprio niente. Ho già capito. Si tratta di un'altra bravata del caro Martin Arana, no? Quel cretino di Martin era lì nel locale e si stava baciando con un'altra donna davanti a tutti. Un'altra donna ancora? Ma non è possibile, allora quello è un maniaco. Gli piacciono proprio tutte, per lui non c'è nessuna differenza, l'una vale l'altra. È soltanto un mascalzone, Sarita. Io penso che quell'uomo, Carolina, sia un povero ammalato. È l'unica spiegazione che esiste. Non può essere diversamente, credimi. È un maniaco. È fissato. Io non posso lasciarmi andare così, non è giusto. Per quell'uomo non ne vale la pena, Sarita. Non ne vale la pena. È soltanto un depravato. E io non ho proprio nessun motivo per continuare ad amarlo. Eccoci qui. Ce l'abbiamo fatta. Oh. Grazie. Oh, Martin. Che ti succede? Credo di essere impazzita. Dici? A me sembra che tu stia benissimo. Sei stata stupenda questa sera. È la tua compagnia che mi fa bene, Martin. Sei la ragazza più interessante che io conosca. La più simpatica di tutte. Sembra che il nostro destino sia di finire sempre le serate in qualche grande letto. Non c'è da lamentarsi. Hai degli occhi stupendi. Davvero stupendi. Martin, amami. Amami tutta la notte con passione come non hai mai fatto. Certo che lo farò.
Salve, Ramiro. Buonasera. Senta, lei non sa per caso dov'è Luciana? È uscita molto presto. E con chi? Gliel'ha detto? Ma credo con un'amica. Ha detto che andava a studiare. Non ha lasciato un recapito, un numero di telefono? No, assolutamente. E io non ho avuto il coraggio di fare domande. Lei conosce bene il suo carattere. Sì. E sa se aveva chiesto il permesso a Giuliana? Penso di sì. Lei mi ha detto di sì, che sua madre lo sapeva. Va bene, grazie Ramiro. Dovere. Buonanotte. Buonanotte. Che cosa starà combinando? Amare? E tu chi ami? Tu non sei capace di amare nessuno. Sei solo un ricco viziato che non sa riconoscere il valore delle cose. Ma con me non funziona. Io ho chiuso con te, capitano. Pronto? Martin? Sì, sono qui. Pronto? Si può sapere che cosa vuoi? Chi ti ha detto che ero qui? Sì, dovevo immaginarlo. Beh sì, sono venuta a Buenos Aires e allora? La bimba è con mia madre. Per favore, non iniziare con i rimproveri. Posso fare quello che voglio. Ma con quale diritto? Per favore, non essere ridicolo adesso. Basta, smettila con queste storie. Lasciami in pace. Ah, sì, certo, adesso la colpa è mia. Ascolta, ne abbiamo già parlato. Ciao. Martin! Non riuscivo a dormire. Ti stavo aspettando. A quest'ora? Mi sembra assurdo. Non c'è niente di assurdo quando si tratta di te e di me. Lisette, tu avrai anche voglia di chiacchierare, ma io voglio andare a letto. Sei anche diventato villano adesso. Sono già le 3 del mattino, Lisette. È stata molto piacevole la serata. Lasciamo perdere, eh? Ho sonno. Stai cercando di sfuggirmi. Mi sembra incredibile. Io pensavo che tu fossi un uomo capace di affrontare le cose. Ma dimmi, forse hai paura? Io non ho paura. E allora cosa hai in mente? Credi che io possa aspettare per tutta la vita che tu ti decida? È un mio preciso diritto sapere che cosa stai cercando, che cosa pensi di noi, che ti aspetti dalla nostra relazione. Lisette, se devo essere sincero, non saprei proprio che cosa rispondere a queste due domande, perché io non ho ancora preso nessuna decisione. Quindi io dovrei vivere aspettando che tu decida. No, Lisette, per il momento direi di andare a dormire, eh? Senti, Martin, io sono stufa. Smettila di trattarmi così. Non me lo merito, Martin.
Non pensi che dovresti sforzarti di avere un po' più di considerazione? Ah, quindi ritieni che non ne abbia abbastanza? Sì, sei sempre molto villano. A volte mi tratti come se fossi una stupida, come è successo oggi a pranzo. E a volte sei indifferente e freddo, come adesso. Sono fantasie tue, Lisette, no. Li amo. Dove sei stato? Con chi eri, Martin? Ma perché vuoi saperlo? Perché io ho bisogno di saperlo. Sì, perché ti ho già dato anche troppo amore, Martin, durante tutto questo tempo. E tu non puoi trattarmi come se fossi un peso per te. Non te lo permetterò, hai capito? Calmati, per favore, finirai per svegliare tutta la casa. Parla piano. Eri con quella donna. Quale donna? Con quella Carolina. Comincia a passarti un po' il malumore. Mi fa una rabbia tremenda, Sarita. Ho avuto una delusione così grande. Non sai come mi sento ora che ho capito come è fatto. Io immaginavo che fosse un donnaiolo, ma mi ero fatta delle illusioni. Io lo credevo almeno sincero e onesto. Non pensavo che la sua vita fosse così. Oggi con una donna e domani con un'altra, senza che per lui faccia nessuna differenza. Ma mi sento davvero molto avvilita. È questa la verità. Mi sento molto amareggiata. Avanti, Carolina. Bevi il tè caldo, ti calmerà un po'. Devi riuscire a riposare, domani devi lavorare. Se posso darti un consiglio, Carolina, credo che dovresti deciderti una volta per sempre a dimenticare quel Don Giovanni da strapazzo. E soprattutto devi cercare di restare ferma nei tuoi propositi. Perché se oggi decidi di non avere più niente a che fare con lui, ma poi domani ci ripensi, continuerai a soffrire. E sarà sempre peggio. Altrimenti potresti scegliere di restare con lui finché dura, lasciando che ti tradisca con le altre donne. Io vorrei non amarlo, ma non ne ho il coraggio, non ne sono capace. Non so, sto diventando pazza. Non so. Forse io sono soltanto una sciocca, Sarita. Una povera ingenua, vulnerabile. Sai, credo di essere ancora molto immatura. Ho bisogno di crescere, non sono ancora pronta per affrontare la vita. Adesso basta, Lisette, ne riparliamo domani mattina. No, non ne parliamo domani, adesso. Lisette, lo sai che io non sopporto le discussioni, non l'hai ancora imparato? No, io non so niente di te. Lisette, finiscila adesso, fai pure quello che vuoi, io me ne vado a dormire perché sono... Aspetta! Ma fammi il favore, Lisette, ti sembra il caso di fare tutti questi drammi soltanto perché sono rientrato un po' tardi? Ma si può sapere che cosa ti sta capitando? Sei davvero esagerata, dovresti sapere come ci si comporta in queste situazioni con un uomo. Con un altro uomo che fosse sincero, sì, ma non con te. Tu eviti di dare spiegazioni. Non hai neanche il coraggio di affrontarmi, di dirmi chiaramente le cose in faccia. Lisette, se pensi di continuare su questo tono, ti avverto che non sono affatto disposto ad accettarlo. Stai facendo di tutto per peggiorare le cose, mia cara. Senti, io non sono più un ragazzino obbligato a dare spiegazioni su ogni cosa che fa e tu, scusa, non puoi pretenderlo. È assurdo. Io non so più che cosa fare, mi dispiace profondamente, ma la nostra relazione è arrivata ad un livello intollerabile, mia cara. È perché io non sono più disposta a tollerare, sono stufa di comprendere, di essere ingannata. Se la pensi così, non ho altro da dire. Martin, aspetta. Basta, Lisette. Aspetta, Martin, non andartene. Che cosa succede? Ah! Ma come? Cosa è successo, Lisette? Che cosa ti ha fatto, Martin? Dimmelo. Quell'uomo mi sta rendendo la vita impossibile, Linda. Non ce la faccio più. Basta, basta. Adesso non piangere più. Quell'uomo continua ad ingannarmi. Si sta prendendo gioco di me. È un egoista. Sono sempre stato in spiaggia. Ah, sì? E dov'è? Alle Canarie, a Palma, dove? Ma no, sono stato a Ibiza.
Ah, a Ibiza. In che spiaggia andate? In quella dei nudisti, mi sembra ovvio. No. Sì. E si sono fidati a lasciarti entrare? Ah, ma certo che si sono fidati. Io sono uno dei soci onorari. Ehi, guarda, Paolo. Cosa credi che stia facendo? Io quelle non l'ho mai viste, è la prima volta che vengono. Sono fantastiche. Devono essere due stelle del cielo cadute sulla terra questa notte. Che originalità. Forse non sarò originale, ma sono molto poetico. Ma sono quasi nude. Ancora di più delle ragazze di Ibiza. Hai visto quante gambe? Certo, anche la faccia e tutto il resto. Le trovo assolutamente irresistibili. Non saprei Paolo, proprio quale scegliere. Forse non è importante così, scegliere. Che ne dici? Potrei anche spupazzarmele tutte e due. E allora perché non ci provi, su? Mi stai forse sfidando? Vediamo che ccosa sai fare. Scommettiamo. $100? $100. Andà. Stai a vedere. Coraggio. Non ero mai venuta qui. No, è davvero un posto molto bello. Salve, ragazze. Come va? Ma come ti... Lascia stare la mia lipo, chiama la polizia. Ma chi ti credi di essere? Ci deve essere un errore. Vattene, dai. No, io volevo soltanto fare amicizia. Non prendertela, Paolo. Si tratta soltanto di $100. Sai cosa faccio? Bevo l'amicizia.